amici di Golf Television, ben ritrovati. Siamo alla buca 14 del Golf Cacca Rimate. Ho chiuso il driver, mi trovo in rough della buca 15, ho davanti delle piante, ho un colpo di circa 88 metri alla bandiera. Ho due soluzioni. Ricordate sempre una cosa, che non c'è un colpo unico da giocare. Un grande giocatore si crea sempre delle alternative. Quindi io in questo caso ho la possibilità di giocare una palla sopra le piante e di giocare una palla sotto le piante. Quindi c'è una differenza anche tra giocatore esperto e giocatore meno esperto. Tra un giocatore che può sviluppare tanta potenza per alzare la palla e fare comunque 88-90 metri e un giocatore che ha meno potenza, che è obbligato a tirare la palla leggermente più bassa. Andiamo a vedere queste due tipologie di colpo. La prima, il giocatore che comunque riesce a sviluppare velocità, che ha tanta potenza, quindi teoricamente un giocatore un po' più esperto, ma non è detto, potrebbe essere anche un giocatore alto dedica che sviluppa tanta velocità, può giocare un colpo a passare la palla, a passare la pianta sopra. Quindi io ho deciso di prendere un 52 gradi, posiziono la palla leggermente a sinistra, il peso del corpo è leggermente a destra, perché così facendo riesco a far scivolare il bastone e aumentare ancora leggermente quello che è l'off del bastone. Logico è che in questa posizione la mia preoccupazione è di buttare la palla più alta possibile e di buttarla nelle vicinanze del green. Un grande giocatore comunque cerca comunque di mettere la palla in bandiera. Normalmente quando giocano da 80-90 metri hanno perfettamente il controllo della distanza, quindi giocano uno swing con i polsi leggermente più fermi, perché devono sapere che fanno quella distanza, possono avere 3-4 metri in più o in meno, ma la palla deve essere in bandiera per fare birdie. In questa situazione io devo volare la pianta e quindi purtroppo sono obbligato a rilasciare un po' di più i polsi per cercare di far trovare velocità alla testa del bastone, che mi alza subito la palla e mi fa fare distanza. Impugno il bastone normale, posiziono il peso del corpo leggermente a destra, la palla la metto poco poco a sinistra rispetto allo sterno, lascio caricare i polsi nell'andare indietro e lascio scivolare il bastone per tirare la palla alta. Devo riuscire a fare distanza. Posiziono uno stance leggermente aperto, quindi il peso del corpo è appena appena a destra perché devo sviluppare distanza. Ok, sono riuscito a far alzare, sono riuscito a passare sopra la pianta e mi è andata bene, sono riuscito a raggiungere il green. Se dovessi trovarmi con una palla che non è ben sollevata ma è leggermente in un buco, sicuramente faccio fatica a far volare la palla in questo modo e quindi devo decidere di giocare sotto la pianta. In questo caso devo prendere un bastone chiuso di loft, devo sempre fare 88-90 metri, io in questo caso ho preso un ferro 6, impugno il bastone corto, cerco di giocare a schiacciare, sto sotto la pianta, volendo posso anche aggredire leggermente il colpo per cercare di far entrare la palla e sperando la palla in banca e sperando che esca. Se sono fortunato che ho un rimbalzo corretto può anche uscire. Impugno il bastone corto, posiziono la palla leggermente a destra dello sterno, quindi leggermente a destra dei piedi, il peso del corpo è a sinistra, tengo le mani a sinistra, do la possibilità al mio corpo di muoversi sia indietro che in avanti schiacciando la palla e stando sotto la pianta. Sono stato fortunato, ho fatto rimbalzo prima del bunker, la palla mi ha saltato il bunker e sono riuscito a raggiungere il green.